Ricordo la vigilia del mio 21° compleanno. È stata la notte in cui la tenebra si è impadronita di me. Il cimitero Trinità, uno di quei posti che ti aspetteresti di vedere in un film. Gli uomini di mio zio mi stavano braccando. E le pallottole stavano finendo. Era proprio una bella situazione di merda. Vedete, zio Poli può essere definito con un solo aggettivo. Stronzo. Quando ero piccolo, mi strappò dall'orfanotrofio e mi accolse nella famiglia. Ma credetemi, non perché mi volesse bene o gli facessi tenerezza. Aveva semplicemente bisogno di un nuovo sicario. Non siamo mai andati d'accordo. Il campanile rintoccò la mezzanotte. Din, don, din, don. Le luci si spensero e il buio iniziò a sussurrarmi qualcosa nella mente. La tenebra aveva preso il possesso del mio corpo. Era affamata, incazzata e voleva il loro sangue. Inutile dire che se lo prese. Sapevo di aver ereditato quello schifo da mio padre, ma non ci credetti fino a quella notte. Guardai i volti dei bastardi che tentarono di farmi fuori. Nei loro occhi c'era solo paura e disperazione. Pregavano che li lasciassi vivere. Ma si sa, alla tenebra non piacciono le preghiere. Ero sconvolto. Mio zio aveva cercato di farmi fuori, un merdoso demone aveva infettato il mio corpo, ma io pensavo solamente a lei. Jenny. Siamo cresciuti insieme all'orfanotrofio di St. Mary. Mi è sempre stata accanto. Nei momenti peggiori trovava sempre il modo di farmi sorridere. Quella canaglia. Dovevo vederla. Mi recai al suo appartamento, aprì la porta e la vidi. Siete mai stati innamorati di qualcuno di così bello e puro da non potergli neanche rivelare la feccia che in realtà siete? Devo proteggerla. Ecco perché le nascondo la mia vera natura. Quella notte sarei rimasto con lei, ma zio Poli doveva pagare per l'imboscata. Ci sono due cose che non devi mai toccare un italo-americano: sua madre e il suo portafogli. Beh, la madre di mio zio era morta da anni. Mi recai in uno dei suoi centri di riciclaggio e bruciai ogni suo fottuto dollaro. Non rimase niente. Mio zio impazzì letteralmente e fece la più grande stronzata della sua vita. Rapì la mia Jenny! La portò a St. Mary e con un colpo le fece esplodere il cervello. La tenebra mi obbligò ad assistere alle esecuzioni. Non potete nemmeno immaginare cosa vuol dire assistere inermi all'uccisione dell'unica ragione di vita che vi è rimasta. Decisi che non volevo più vivere, o meglio, volevo morire assieme a lei. Un colpo alla gola e via. Destinazione al di là. Alla tenebra serve un ospite vivo per poter sopravvivere. Quindi mi rimise a posto la faccia, mi riportò in vita e mi diede la possibilità di vendicarmi. Ed io ne fui felice. Cazzo, se ne fui felice!
Non scorderò mai lo sguardo di Polly una volta che lo beccai. Così perso e vuoto e fottutamente terrorizzato. Oggi sono a capo della famiglia e la tenebra non si è più manifestata. Ma non crediate che sia scomparsa oppure morta. No, sta solamente dormendo. Oh, my God.